Se da un lato negli ultimi anni sono aumentati i presidi di sicurezza all'interno delle automobili sempre più tecnologiche, ciò non basta a limitare il numero delle vittime di incidenti stradali, almeno in Italia. Aumenta infatti il numero dei morti sulla strada, soprattutto tra i neopatentati, cioè i più giovani. Come riportano le statistiche ACI Istat, solo nel primo semestre del 2019 infatti si sono verificati 82.048 incidenti stradali, in media 453 al giorno, 19 ogni ora, che hanno causato 1.505 morti, 8 al giorno, 1 ogni 3 ore, e 113.765 feriti, 628 al giorno, 26 ogni ora. Dati questi che ci allontanano dall'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime della strada entro quest'anno. Il pericolo maggiore corre sulle autostrade, dove si è verificato un aumento di oltre il 25% dei decessi, nonostante l'installazione dei tutor. Seguono le strade extraurbane, più 0,3%, per quelle urbane invece si stima una diminuzione di circa il 3%. Mentre si discute dell'aumento del limite della velocità autostradale a 150 orari, solo in alcuni tratti ad esclusione dei neopatentati, l'eccesso di velocità resta l'infrazione più comune, seguito dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dall'uso del cellulare. L'Abruzzo non fa eccezione rispetto ai dati nazionali, per questo l'ACI sta mettendo in atto campagne di informazione e formazione che partono già dai ragazzi delle elementari. Ma siamo perfettamente d'accordo che non bisogna, per i neopatentati non bisogna mai alzare il limite di velocità, ma soprattutto questo significa prevenzione secondaria, ma ripeto, è fondamentale far sì che questi ragazzi vengano continuamente informati e soprattutto formati nella sicurezza. Ovviamente noi, come ha visto in queste giornate qui al centro Universo di Silvi, stiamo parlando di sicurezza sulla strada, ma di sicurezza in senso lato, perché deve diventare una cultura. Se noi facciamo prevenzione praticamente a 360 gradi, possiamo evitare errori non solo nella sicurezza sulla strada, ma errori di vita, e quindi è una formazione che per noi è fondamentale per i ragazzi a partire dalle prime classi dell'elementare.